Maths. E non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Dunque, ragazzi, ve lo mostro al volo, il piccolo Kiro. Guardatelo, tutto giallo, ovviamente, perché nello scorso episodio, comunque nell'episodio precedente, non avevo avuto, cioè, era cresciuto, ragazzi, non avevo ancora fatto il cambio look, e quindi non avevo avuto modo di mostrarvelo. Guardate quanto è patato! Io ovviamente ho cambiato, cioè ho mantenuto quel colore degli occhi verdi molto chiaro, però cambiando, diciamo, ecco, la tipologia degli occhi, mettiamola così. E c'è Deidre che sta cercando di insegnarle a usare il vasino. Renji che si sta sviluppando, che è morto, sì, perché ragazzi è morto l'avversario di Milton, perdita in famiglia, ha perso un genitore. Come potete vedere, ragazzi, Kyusuke è andato, Quindi ahimè. tesoro, c'è una festa con Shay, mamma mia quanto sei faiga. No, dobbiamo invitare qualcuno a questa festa con cena. Quindi vai qui, tesoro mio, prepara un'insalata giardiniera. Vabbè, perché no? Oh, Ragazzi, guardatelo quanto è carino. Ora, a parte l'espressione triste, perché il nostro patatoso è inconsolabile, però non è adorabile, guardatelo. Io lo adoro davvero tanto. Poi è un po' cicciotto, quindi mi piace tantissimo. Allora, vieni qui, patatino, perché devi, no? Sviluppare l'abilità di movimento. Quindi dai, vai, le tue. Bravissima. Fermi tutti perché, come al solito, lo schifo regna sovrano. Ma state ballando almeno? Oh, grazie per essere venuto, fratellone. Ma ci mancherebbe, una bella cenetta è sempre ciò che ci vuole. Sì, andate a ballare. Ah no, avete già ballato, perfetto. Chiama gli ospiti a tavola. Quindi vai, le tesoro. Chiama a tavola. E tu, patato, poi dai. Fai che si mangiano nello stesso momento, vabbè, ragazzi. Sarà un'impresa. Prendi una porzione insieme, quindi. Dai, prova, prova, Deidre, vediamo se ce la fate. Poi tu lascia la tua perché tanto non hai fame, obiettivamente. E magari vedi di raccontare delle storie, no? Fai del caffè o del tè? Vabbè, abbiamo già raggiunto il livello oro, tesoro. Sei contenta? Guadagni l'argento, un evento di festa con cena, dovresti essere più che felice. E quindi sì, la famiglia, ragazzi. Non è meraviglioso radunarsi sempre qui con la famiglia? Ok, ragazzi, Milton ha organizzato questa festa in costume incognito. Cioè, come ti sei conciato, tesoro? Non ne ho idea, però va bene. La nostra, intanto, fatemi vedere. Questi due hanno deciso di vestirsi, vedete? No, io, lei ovviamente è rossa. Io faccio il ketchup, ovviamente. Va bene, allora io farò la senape. Bene, ragazzi, siete fantastici. Poi abbiamo la nostra, ovviamente, sempre in ambito culinario, ragazzi, perché ci mancherebbe. È troppo tenero. Non ci azzecca un pelo, ragazzi, con il periodo, diciamo, però vabbè. Oh, balbetta! Vai a balbettare con lei! E poi vieni qui e guarda. Una festicciola, ragazzi, ci stava. Ringrazia per la presenza, ovviamente. Tesoro, ma lo stai indossando il costume, lo sai? Vuoi cambiare costume? Ma vediamo, dai. Da ranger spaziale? Beh, vedo però che vi siete abbinati con i costumi, ragazzi. No, principessa Leila, dai. Milton, cosa cappero stai facendo? Ti prego, non farmi casini. Sembra che stai in pigiama, obiettivamente. Quindi, fai una cosa, indossa il costume di Darfener, ovviamente, ragazzi, per ovvi motivi. Vai. Vuoi flirtare con Violet? Ok, mamma mia, ragazzi, sì, bisogna fare la lavatrice. Ma ora non è il momento di pensarci. Forza, mangiate qualcosa. Prendi una porzione, anche tu, caro, vieni qua, prendi una porzione.
Il piccolo patato, guardatelo ragazzi, è troppo tenero. Allora, vieni qui, patato, e prendi una porzione. E quindi sì, la famiglia ragazzi è riunita. Ora, chi poteva arrivare è già arrivato, chi non poteva ovviamente per ovvi motivi non c'è, però vabbè. Milton, caro, fai una cosa, gioca una partita multigiocatore. My Sims Racing con Jacob, Andrea, Rafael e facciamo Giada. Ah no, beh, sono già in tre. Vai, voi tre. Oh ragazzi, che carini, ma sono adorabili. Fai una presentazione allegra, insomma, inizia un po' a presentarti con la famiglia qua, eh. C'è chi è in amore, ragazzi, ovviamente. Tesoro, sei stupenda, guarda. Sei contenta di questa festa? Tu sì, hai già fatto quello che dovevi. Vediamo un po' a tua figlia qua. Tesoro, lo stai indossando il costume? Che c'è? Non ti piace? Dai, allora indossa il costume da cameriera, ragazzi. E facciamo cambiare anche il costume a lui, allora. Da farabutto, proprio ragazzi, olè. Oh, guardate, c'è anche Maddy. Guarda l'oggetto, tesoro, dai, così ti diverti un po'. Da cameriera, ragazzi, forse è l'unica volta in cui la vedremo pulire come si deve. Vabbè, dettagli. Oh, ho raggiunto il livello 2 di movimento, bravo patato. Effettivamente, ragazzi, un obiettivo sarebbe proprio quello di far sviluppare il più possibile l'abilità a Kiro. Mancano 6 giorni al passaggio d'età, ragazzi. Ovviamente lo farò più off camera, che mamma mia, ragazzi, qua lo schifo. Quindi vai, Violet, tra poco. Mi dispiace tanto, tesoro, ma dovrai. Chi è? Oh, Jessica, ragazzi, che meraviglia! Raggiunto livello 2 anche di immaginazione, bravo patato, ma dovresti andare a prendere qualcosa da mangiare però, ecco, altrimenti. Vai, questo che è bello sostanzioso, vai patato, vai. La nostra ragazzi non ce la farà mai a cucinare tutto questo, però tanto magari anche se. No, vabbè, a questo punto tesoro fai una cosa, tanto ormai il tempo sta per finire, goditi la festa. Vieni qui a chiacchierare con loro, per esempio, ma come presentazione amichevole, vabbè, andiamo bene ragazzi. Spintona, ma stiamo scherzando? Vabbè, vieni qui, cara. Guarda la partita. Oddio, molto giocosa. Bacia Renji. Ok, va bene. Certo, bisogna mantenere le apparenze. Tesoro, visto che sei la cameriera, dopo esserti calmata un po', perché non fai anche una lavatrice? Prendi e sposta il bucato, aggiungi all'asciugatrice, dai. Potrebbe essere un'idea. Ragazzi, in questa casa ovviamente c'è sempre il caos. Patato, però l'hai presa una porzione? Dai, fagli un favore a tutti noi. Ah, ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. E quindi sì, sempre una festicciola in famiglia. Hai visto? È arrivata anche tua figlia, tesoro. Ringraziala per la presenza, dai, invece di star qua a guardare la televisione. E quindi sempre tanto caos, ragazzi, però vabbè, è anche questo il bello, no? Guardatelo con questo costumino, si vede la pancetta, ragazzi, è troppo bello. Allora, tu tesoro mio, qua ancora proprio, non ti dai pace, muoviti. Poi vieni qui e magari potresti. Ma come testa il siero? Ah, beh, sì. Brindisi alla festività di Carnevale, dai. Anche tu qua proponi un brindisi, magari con loro. Brindisi, dai, proviamo. Patato, tu ancora non hai mangiato. Porca pera, dai, mangia qualcosa. Ok, ce l'ha fatta, ragazzi. Mamma mia, l'angoscia proprio. Milton, ti stai divertendo solo te qua, tesoro mio, eh? Basta.
Vai un po' amichevole. Ragazzi, ce la faremo. Brindisi, dai, fai anche tu un brindisi, Milton. Datti all'alcol che... Oh, ragazzi, una bella famiglia, felice, riunita. Che è qua? Patata, sei stanca? Riposati, no? Non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. E quindi sì, la nostra dovrà sicuramente poi, ragazzi, organizzare un'altra festicciola. Fai una presentazione amichevole con chi non conosci. Questa è molto giocosa anche lei. E ragazzi, ho l'angoscia. Rallegra, insomma, chiacchierate un po'. Sfoggia i muscoli, vabbè tesoro, come vuoi tu. Vuoi essere un po' malizioso, Milton? Beh, ti manca un po', di la verità. Malizia. Condividi la teoria del complotto, dai, ora è un bel po' che Milton non si dedica alla malizia, obiettivamente. E tu, patato, tu sei contento, meno male, possiamo iniziare a fare qualcosa? Per esempio il pensiero, ragazzi, che è quello che sinceramente mi mette una certa angoscia, ve lo dico proprio, no? Dai, vieni qua e insegna le forme a Kiro. Tesoro, tu basta che bevi, eh? E viva la felicità, proprio. Allora, ragazzi, torno in game purtroppo perché Violet sta morendo di vecchiaia. Vi giuro, una cosa mi dilania proprio, perché io mi affeziono anche se i personaggi non sono miei, perché vi ricordo che Violet è una creazione di Vanali 87, ma è un personaggio che ci ha accompagnato per molto, molto tempo in questa challenge, e io sono profondamente affezionata anche a lei, ragazzi, quindi veramente è terribile. Lo so, tesoro, hai ragione. Oh, no, tesoro, non... lo so, è terribile, hai ragione, guarda. Ragazzi, avrà avuto a che ridire di recente con sua madre per tutta la storia di come è nato il piccolo Kiro, però ragazzi, obiettivamente, Violet è stata sempre una madre a dir poco perfetta. Caro, vieni qui. Saluta per l'ultima volta, Violet, dai qui. Ed ecco il tristo, ragazzi. Vi ricordo che Milton sta prendendo, per non morire, sta prendendo, ecco dov'è, ce l'avevo qua, vedete, queste pozioni della giovinezza, perché non essendo più erede ormai, ragazzi. No, patato! Ma no, prima l'altro nonno, ora la nonna, ragazzi. Sì, vedovo, per aver perso un vero amore. Poche cose sono più tristi della separazione dei coniugi dovuta alla morte, Milton. Tesoro, sei uno scienziato, quindi la vivi in modo più razionale, non so. Chiacchiera con Deidre, beh, certo. Ed eccola qua, ragazzi, la nostra Violet. No, tesoro, ma non dovevi portare i panni qua, però. Potevi anche concederti un momento, vabbè. Sei dispiaciuto tu, caro, almeno per finta? No, vabbè, dispiaciuto, ragazzi, no, perché che ne so, tante volte. Patata, non stai bene! Mamma mia, ragazzi, tutte proprio, dai un dolcetto del veterinario, un dolcetto del benessere, mamma mia. E quindi sì, ragazzi, fra 3 ore lei deve andare al lavoro, già stanca. Vediamo un po', intanto mi sembrava giusto salutare insieme a voi la nostra Violet. Ed è arrivata, ragazzi, la promozione per la nostra Deidre, promossa pubblico ufficiale, 26esimo all'ora in più all'ora per un totale di 91 all'ora, 1555 nuovi abiti per Crown Sim. Il prossimo turno è giovedì alle 8. Cosa dobbiamo fare? Pronunciare un discorso motivante nei quartieri alti, discutere degli interessi e assicurarsi 3 voti. La nostra ha realizzato il suo proposito, che era quello di ottenere una promozione,
E anche Renzi, vabbè, il capo è rimasto soddisfatto, bla bla bla. Quindi, ragazzi, purtroppo con la dipartita di Violet, noi ci fermiamo qua per questo episodio. Abbiamo comunque partecipato a un paio di feste in casa Rainbow che sono sempre piacevoli e a questo punto, ragazzi, ho più che apprezzato perché, visto che poi Violet ci ha lasciato, ragazzi, è stato comunque del tempo che ha avuto da trascorrere in famiglia. Mi dispiace tantissimo di non essere riuscita a completare la sua aspirazione soltanto per alla fine tre piatti. Se me ne fosse accorta prima, ragazzi, magari avrei potuto anche, no, durante la festa, però vabbè, pazienza, anche perché io ci tengo di solito a completare l'aspirazione dell'erede, obiettivamente, a prescindere se sia o meno una richiesta, diciamo, della challenge. E quindi, ragazzi, sì, Violet ci ha lasciato, il piccolino ve l'ho mostrato e lo trovo adorabile, ragazzi, e quindi da ora in poi la vita dovrà proseguire senza la nostra Violet. E Violet era una colonna portante di questa famiglia, ragazzi, come reagirà Milton, come reagirà anche il piccolino, ragazzi, perché vi ricordo che all'inizio episodio aveva già perduto il nonno paterno e adesso anche la nonna materna. Come al solito, ragazzi, la spiga quando si abbatte, tutta insieme, vabbè. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber. Quindi andate, ragazzi, iscrivetevi e campanelline attive. Volevo inoltre dire una cosa, ragazzi, ci tengo molto a dire questo. In molti mi avete chiesto, ma quando torneranno Casa Supplì, quando tornerà Cucciolosamente Piper? Non vi preoccupate, ragazzi, che torneranno, non a breve, perché vorrei dedicare più tempo alle challenge in questo periodo, perché comunque, ragazzi, le challenge sono tutte molto lunghe e altrimenti non si arriverebbe mai a conclusione. Però ho in mente un altro piccolo progetto che forse potrei inserire di sabato, sto valutando, ragazzi, quindi non vi preoccupate, prima o poi torneranno, ve lo assicuro, però ecco, non a breve termine, questo ci tengo a dirvelo. Quindi io vi auguro, ragazzi, un fantastico inizio settimana, una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando ovviamente, come sempre, al prossimo sul Simmers. E non.